Perché? Da 13 anni che lavoro, tengo 84 anni, qua c'è un'area, qua c'è un'area. Fu costretta a lasciare la sua casa, dichiarata inagibile, e a trasferirsi altrove dopo essere stata evacuata dai vigili del fuoco. A distanza di 3 mesi è ritornata, imperterrita, in quel vallone di Contrada Cervo ad Ariano Irpino. Giuseppina De Rosa, 84 anni, è scappata dall'abitazione di sua figlia, rinunciando ad ogni comodità per trovare posto in una catapecchia senza neppure un letto e servizi igienici, con la speranza che le istituzioni possano adoperarsi per risolvere il suo caso, riparando almeno la strada danneggiata a causa dei guai provocati dalla rete idrica. Ha tentato in tutti i modi, senza fortuna finora, di parlare con il sindaco Antonio Mainiero per metterlo al corrente del suo dramma. Non ti hanno so, ma hanno delle leggende, te lo terzo mondo, l'hanno rata a mangiare, l'hanno rata l'allora. E io che so, paio le tasse come a tutta l'altra, da tutto questo brutto bestia. Qua, quando giove, è come stesse a Venezia. Qua non mi caccia nessuno. Mi hanno arrestato, se mi arresto, mi mettono in carcere. Allora sì, ma se non me lo... Eppure mi difendo, se viene il carabinieri. Non mi metto paura, non mi ci ho messo mai paura di nessuno. Un disastro già denunciato da anni, ma senza alcuna risposta, una storia commovente che le istituzioni continuano ad ignorare. Lei da qua scende. E tu c'hai? E la vista all'altra, hai sigillato. E tu c'hai? Comune e alto calore giocano a scaricabarile sulla pelle di questa donna che in lacrime ora lancia un ultimo e disperato appello. Ci voglio ricevere lo sindaco che non lo so se ha isso o sono amici suoi che lo fanno a nascondere. Io se te eravate parlare con isso. E non ha fatto niente fino a mo', però mo non ce la faccio più, perché non me ne posso più dare la proprietà, che io ho gettato lo sacco per me la buscare. Non ti credi che me l'hanno data a fare? Oh, io tenevo male cose in tempo, però figlia, ma perché tu sai che stanno con la chiesa, sono gente di religione, per non danno dispiacere a figlio, che non stai manco buono. Poi c'è la gente, sa, ma che fine di mondo? Ma come loro, qualche cosa, alla gorra riappaia, subito. Loro neanche dice, ma qui è cristiano, voi a che non stai? Sì, sono vecchio, però mica mi ha già distrutto così.